arancio con un bel rosso acceso che vado a mettere esclusivamente sull'indice e sul mignolo. Per le unghie restanti invece vado ad utilizzare un azzurrino chiaro chiaro che ricorda tantissimo l'estate. E do una seconda passata giusto per rendere i colori più vibranti. A questo punto passo al bianco e con il Doppler vado a creare dei pois nelle unghie rosse. Azzurre invece voglio fare qualcosa di più elaborato e decido di fare delle ciliegie. Così realizzo dei pois leggermente più grandi, sempre con il Doppler, di colore rosso. Il verde poi mi servirà per fare le foglie e i gambi delle ciliegie. Poi vado a dare tridimensionalità alla mia frutta usando un Doppler sottilissimo per fare dei piccoli punti ai bordi della mia ciliegia. Siccome avanzava ancora spazio nell'unghia, ho deciso di aggiungere qualche fiorellino dai petali bianchi e la punta rossa. E qui il procedimento è molto semplice perché appunto basta fare dei pois in cerchio e poi metterne un altro di un colore diverso intorno. E per dare ancora più colore e vivacità ho utilizzato lo stesso smalto verde di prima per fare altre foglie. E per finire ho coperto tutto con lo smalto trasparente. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, se riproducete queste unghie non dimenticate di taggarmi su Instagram, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se volete vedere altri video del genere, e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Un bacio! Più o meno qual è la mia alimentazione, qual è il mio stile di vita. Comunque tengo quella pagina soprattutto per ispirazione, per sentirmi ispirata.